Eccoci qua, buonasera a tutti. Un saluto intanto a Furiola, un saluto all'onnipresente SF Champions, un saluto a Luca Andreini 82, un saluto a Pezzo di Nerd, un saluto all'immarcescibile Alex Porcheddu e un saluto anche a Francesca Zambanni. Questa sera è serata, io sono Leo intanto di Mamma Retro Avengers. Ma comunque ormai non c'è neanche bisogno che mi fa il presente ormai. Ciao Jenny Flipper. E questa sera, come dicevo, è serata Shoot 'em up a scorrimento orizzontale, che sono attualmente il genere, diciamo, che mi trovo meglio a mio agio. Ciao Zato, buonasera a te. Porterò tre titoli. Ossia, un titolo grandissimo che ho nel cuore è Cotton, che ormai è qui e l'ho giocato sia nella versione Super Famicom e anche grazie al merito del buon SF Champions l'ho giocato anche su una versione per Mega Drive su una Live. Lo giocherò anche qui, tenterò di finirlo one and clear come sempre. E poi giocherò anche a Chariot della Capcom e poi giocherò anche a Thunder Cross 2 della Konami. E dunque, se le richieste sono tutte. Allora, vediamo un attimo. Ok, perfetto. Sono tutte accontentate. Benissimo, benissimo, benissimo. Direi di partire intanto per riscaldarci un attimino con Chariot. Esattamente. Fatalità, ironia della sorte, tutti i tre titoli sono dell'anno 1991, neanche a farlo apposta. Neanche a farlo apposta. Ok. Direi di iniziare subito intanto con Chariot. Ah, una cosa. Giocherò con il dispositivo di autofire che ho progettato me medesimo di persona. Perciò avrò un volume di fuoco abbastanza potente. Allora, bisogna andare su Three Wonders. Eccolo qui. Sì. Giusto Luca Andreini, gran anno. Bueno. Si avvia. Ok. Allora sì, allora dico autofire perché essendo la mia base abbastanza, fra virgolette, rumorosa, preferisco magari avere il dispositivo autofire. Beh sì, grazie, ovviamente. 5 da 200. Essendo la base abbastanza rumorosa e trattandosi di tre titoli che richiede una continuazione nel fare diciamo gli impulsi, preferisco usare l'autofire e mi stanco, anche se diciamo i pulsanti che ho progettato sono abbastanza leggeri, però alla lunga magari può stancare. Ecco. Bene, direi di iniziare subito. Voilà. Intanto ditemi com'è il volume perché ho dovuto riconfigurare praticamente il tutto per via del cambio di sistema operativo. La live che ho fatto io la volta scorsa non è andata molto a buon fine per quanto riguarda le impostazioni di rete e quant'altro, e ho dovuto switchare in prestezza a Windows 7. Però adesso direi che ci siamo, basta solo che mi date il vostro buon feedback per quanto riguarda il volume. Ok, perfetto, direi che posso continuare ad avanzare.
Beh, grazie del consiglio, Francesca. Voglio. Lo proverò. La particolarità di questo gioco risiede anche nell'uso che abbiamo delle sette sfere dietro, che fungono quando attive da barriera, e sono anche deleterie per i nemici. Come vedete, posso distruggere anche qualche nemico. Ovviamente quelli che richiedono un colpo li posso distruggere subito, quelli che richiedono più colpi ci vuole un po' di più per essere battuti, però la comodità è questa. Se abbiamo tre globi pieni della coda, possiamo rilasciare una, fra virgolette, smart bomb come questa. Alex, molto bello come grafica, anche perché la Capcom si è abituato a prodotti di qualità. Thank you.
sempre piaciuta di più la sezione platform, sì, effettivamente si vede anche molto più semplice per quanto riguarda il gioco. In pratica questo sarebbe il continuo del primo titolo ed è abbastanza difficile. Ovviamente parliamo di due generi diversi, però la difficoltà è sempre maggiore. Adesso abbiamo Gemini che può dare un po' di fastidio. Ah, non voglio anche una bomba. È più difficile. Ecco, praticamente un trucco è uccidendo i minions di quel nemico là e lasciando da uccidere per ultimo la testa gigante, si ottiene il cuore da 5 unità, che è più vantaggioso. Thank you.
adesso qua. Questa praticamente sarebbe la zona del meteoriti dove si decide praticamente i mondiali di una partita. E qua si possono fare molti punti. Bisogna prestare molta attenzione perché ci sono meteorite per tutti gli angoli. Ecco, come vedete abbiamo due tipi di spari, lo sparo classico Vulcan che prende tutto ma una gittata limitata, e lo sparo verde che è lo sparo diciamo aria, e lo sparo laser però è molto più potente. Abbiamo una classica boss rush.
Allora, più che altro non ho mai capito cosa si tratta di un più, perché non con il piano, di piano forse con gli altri due, come penso si fanno. Penso sia. Beh sì. Grazie Z3LLO! Grazie del follow! Ciao Z! Lieto di essere qui con noi.
Raiden! Ciao Pasi! Cari Irving della Capcom, sì. Difatti, cari Irving, ho detto anche Yu's Navy nella versione giapponese, lo ha giocato DGN sulla prima live che ho fatto io qua da casa. Che io ho portato Raigar e King of Fighters 94 e DGN Nicola De Guidi ha portato cari Irving. L'abbiamo giocato nella nostra prima live qua. Thank you.
Sì, molto bello carry rallying. È sempre su scheda CPS1 se non vado errato. Not bad at all. Sì, King of Fighter. Beh, io l'avevo giocato un periodo, però dopo l'ho abbandonato. Area 88, sì, uno squadro, anche quello è un bel titolo. Oh, squarino. Ciao PJD! La FIA! Oh, e qui senz'altro abbiamo il buon Ago col suo vocalino da visita. Eh no, vabbè, allora sono un po' più recidivo. Grazie PJD.
Ago. Eh sì, è molto comodo Ago, vero? E a titolo informativo dico che raggiunge i 45 impulsi al secondo. La FIHA! Eh yes! One coin clear. One coin clear. Esatto.
Una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è il vano. Boh. Come dice buon SF Champions. Grazie Luca Andreini. E che tra l'altro, grazie MPJD, che tra l'altro a Chariot, se avete visto i miei due video, dispongo di due record. Il primo da 3.200.100 punti, corrispondente al record senza autofire. Il secondo con autofire di 4.038.000 punti. Oh, grazie, esatto, troppo buono, ma ovviamente me la cavo meglio con gli shot 'em up a scorrimento orizzontale. A verticale sono ancora molto, ma molto lacunoso. Difatti ammiro molto sia Xur che DGN per quanto riguarda questi shooter, perché sono veramente dei campioni. Ecco qua. Yessa! Bene, direi di passare al secondo titolo e passiamo a Cotton. Cotton che tra l'altro, scusate, non l'ho detto prima, è della Siga in collaborazione con la Success. Eh sì, il buon Jack, Master Jack, è il Master Toaplan, il maestro. Ciao Paolo Raven! Oh, perfetto, bene. Allora, Paolo Raven, ho appena finito con un credito Chariot, adesso passo a Cotton e dopo ho riservato la sorpresa per te per quanto riguarda Thunder Cross 2. Direi di procedere. Ditemi com'è il volume e qui ci godiamo anche tutte le scenette, ovviamente. Allora, parto subito col dire. Dunque, in Cotton abbiamo due tipi di sparo, abbiamo lo sparo normale e lo sparo che elargisce, diciamo, getta le bombe. Ok? Sono a incremento progressivo in base all'esperienza sotto la barra exp. Solo per lo sparo principale la regola è valida per questa barra. Invece con le bombe basta prendere delle icone che dopo vi farò vedere ed aumentano per conto suo. E abbiamo due tipi di magie. Abbiamo il lampo che principalmente fa un lampo come in questo caso e dura 5-6 secondi. Il fuoco che quando attivo scaglia un drago di fuoco della durata di un secondo e uccide tutto quello che c'è. Queste attualmente sono le magie a livello 1. Invece, forse non tutti sanno che ci sono anche le magie di secondo livello. Cioè, premendo tutti e due i pulsanti, se notiamo c'è un'icona lampeggiante che sarebbe la prima magia che viene usata. Se noi teniamo schiacciati tutti e due i bottoni, se abbiamo, come in questo caso, l'icona rossa del drago di fuoco, al costo, di una fatina, tutte le fatine diverranno infuocate e andranno a scagliarsi addosso ai nemici come una specie di kamikaze. Invece, viceversa, se abbiamo lo sparo fulmine, verremo dotati di una barriera della durata di 5-6 secondi. Ecco qui. Procediamo. Ah, un'altra particolarità.
Cotton ha due loop, richiede due loop per essere finito. Però, finito il primo loop, ci godiamo il vero finale. Dopo ci viene chiesto di continuare, se vogliamo, il gioco più difficile, però dobbiamo inserire il credito. Se lo finisco un CC, vi faccio vedere che serve un altro credito per poter fare il secondo giro. Che è una cosa che su un gioco, almeno, non ho mai visto finché non ho provato Cotton. Fame, 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 caramelle, 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 caramelle. E tra l'altro la fattina si chiama Silk, che sta per lana, mi sembra. Allora, cotone e lana. Cotton e Silk. Seta, ah sì, scusa. Chiedo venia, buone se per esempio mi ha corretto. Allora, se, allora cotone e seta. Sì, 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 sì. E in stock possiamo disporre di un massimo di 6 magie. Dopo, se prendiamo ulteriori magie, viene, la prima viene sostituita e veniamo graziati di un bonus di 500 punti. Ovviamente, come possiamo vedere, abbiamo due tipi di cristalli. Il cristallo rosso ci dà la magia del drago, il cristallo blu ci dà la magia del tuono, il cristallo giallo preso dona tot di esperienza, invece il cristallo arancione dona un 50% in più, sempre per quanto riguarda l'esperienza. Il sigillo, chiamiamolo così, questo qui lampeggiante, potenzia, come detto prima, le bombe in maniera indipendente dall'esperienza dello sparo. Tento di non prenderne neanche una. Ecco, noi se vogliamo possiamo prendere il tè bonus che ci viene accreditato a fine, però prendendo neanche uno accediamo al secret bonus che ci dà 20.000 punti più e le magie che ci rimangono residue, per un totale di 26.000 punti. La stavi fregando. No, perché se raccogliamo tutte le caramelle di 7 colori diversi avremo una grande caramella. Ah, caramella gigante. Mamma mia. Thank you.
menziona che il piedistallo, quando viene rilasciato dalle fortine e si è raccolto, dona 3000 punti. Allora, se non sbaglio, dovrei uscire un Cotton Remastered per PC, perché stavo seguendo la cosa e dopo non si è più fatto nulla. Nippo-coreani mafia. Esatto. Vediamo se mi riesce a saltare. No, no, non mangiare adesso, dobbiamo andare avanti. Forza, forza. Se riusciamo a distruggere quello che ci porta in bonus, ci vengono esercitati 5000 punti. Ovviamente dobbiamo avere lo sparo abbastanza potente per poterlo fare. E una buona raffica di fuoco. Thank you.
Avengers, assemble! Oh yeah! Dopo che comunque gli alberi sono tra i boss più ricorrenti nei vari shooter, sì. Però sono maestri da pixel art, forse perché sono più bravi a sintetizzare. Effettivamente. Abbiamo la bisciona guerriera. Raccoglierne. Un altro passo verso la grande meta. L'ultimo stadio conferirà lo sparo massimo. Danger, danger, danger.
mi re do ti do re mi fa. E qui si comincia un po' già a ballare. Sapevano più cosa scrivere come storia, mi sa. Effettivamente sì. Sì. E ma se va avanti così, il diabete è dietro l'angolo. Vai. Vai statuella. Portami qualcosa di utile. Ciao Artison 76, lieto di essere qui con noi. Boss qua, bisogna stare attento un attimo, perché il tremore può confondere le posizioni. Domani è quanto più bastardo che possa essere. Passano lì vicino, se ti sfiorano sei finito. Non è difficile, ma bisogna prestare un po' di attenzione. Piove te. Ciao Mintore 93. Posso aspettare di più, voglio mangiarle, non me ne frega niente della dimensione, voglio mangiarle, ma sa bello. Ok, e questo sarebbe l'ultimo livello per quanto riguarda il trascorrimento, dopo abbiamo il boss finale. Questo è un livello dove ci sono più strade. Per poter
possiamo anche andare giù. Anzi, non so se... no, potevo andare giù prima, però c'era una strada più difficile, meno remunerativa in termini di punteggio. I pterodattili sembrano quelli di Joust. Lo strutto di Joust, il mito, cazzo! Pardon. Trupiloquio. Non c'è più il Leo di una volta. Resterà negli annali della storia di Twitch. Infido. One, two, three, four, five. Ok, bravo. Ciao in arte Chris, lieto di essere qui. One coin clear. Sì, ormai un one loop clear, esatto. Lo stavo facendo anche no miss, però ho avuto un leggero ritardo. Spree, c'è un errore di trascrizione, sarebbe sorry. Questo è il last boss. La demoniessa. La fia. Sì, effettivamente. Ho passato il periodo lavorativo e adesso mi sto godendo, fra virgolette, un po' più di relax. Lo struzzo del Joust, il mito, cazzo! One loop clear. E tra l'altro una curiosità, a Cotton, a parte qualche test, qualche prova, le magie sotto non le ho mai usate, non almeno qualche caso eccezionale che servono per fare punti, non le ho mai usate. E ovviamente
One loop clear. Ecco, questa secondo me è la scena più bella del gioco. Grazie Cotton per averci salvato, mondo delle fate, senza di te. Scusa se vi ho detto una bugia, ma ti ringraziamo tutte. Ehi. C'era stata di sasso. Le mie caramelle dove sono? Un attimo. E gli altri hanno rubato la caramella d'oro. E papà, guarda, un pollo! Via! Verso mille altre inimitabili avventure. Ecco, qui adesso, per voler fare il giro extra, devo inserire, come si suol dire, il gettone. Dopodiché si procede. Ora, facciamo un bel giro extra. Ovviamente saranno più coriacei. Però, con questo discorso qui, il livello dello sparo verrà incrementato molto prima. Nove.
Fatality. Thank you.
Ciao Alessio 2576, lieto di essere qui con noi. Grazie Zato 79. Grazie per il sub. Va bene. Sono arrivato parecchio avanti per il secondo loop. Grazie Paolo Raven. E dopo aver fatto One Coin Clear a Chariot e un loop clear a Cotton, adesso ci apprestiamo a riuscire a vedere che tra l'altro, dunque,
Durante le prove a Thunder Cross 2 un loop l'ho fatto. Non so se è al loop infinito oppure dopo il secondo loop, come da tradizione Konami, finisce. Adesso lo scopriamo. Ecco qua. Allora, ditemi subito com'è il volume. Probabilmente dovrò alzarlo. Credo che se non va a fare quello improvviso diventa... Eh sì, diventa abbastanza cattivo. Soprattutto se non si conosce bene. La parallasse che è a livelli a dir poco epici. Volume ok, muy bien, muy bien. Mi sono distratto. Pardon, colpa mia. Possiamo avere al nostro fianco 4 pod al massimo e li possiamo sia allargare che restringere, ampliando il raggio d'azione dei vari spari. Io prendo la B perché si tratta, diciamo, di una rinascente di boomerang che rimbalzano per lo schermo. Ovviamente adesso non è utile, però durante lo scorrimento di quei schermi che usufruiscono i passaggi stretti risulta molto utile. Perché io sappia di conversioni non ne ho mai sentito parlare. O forse anche mi sbaglio, eh. Allora, il punto di domanda ti dà punti. Sono 5.000 punti. Ma è un punteggio variabile a caso. Thank you.
Eh sì, la musica è bellissima. Questo livello. Thank you.
reiniziare di nuovo. Eh sì. E perché durante le prove l'ho finito, un loop l'ho finito una volta solo. E devo riuscire ad avere più punti a mio favore su determinati checkpoint stabiliti. Beh sì. Poi devo stare attento perché non vorrei sbagliarmi, ma all'ultimo livello non si continua. Credo. Se non è per un mio errore di valutazione. Ciao Maurino 892017, grazie del follow. Lieto di essere qui con noi, Maurino.
Ciao Giannino, lieto di essere con noi. Sì, fondamentale di Apple Grid, sì. Sì, lo erano proprio un toccasana. Allora, il punto di domanda sono 6.000 punti, non 5.000 come avevo detto prima. Grazie Paolo Raven, ed ora adesso abbiamo un livello abbastanza, che era quello. Thank you.
Ciao Polymar 2. Lo faccio in giro. Faccio il pattern. Ah no. Xbox che ti attaccano, sì. Proviamo a continuare a vedere se riusciamo a sbloccarci un attimo. Guarda un po'. Sì, dappertutto. Questo è l'ultimo stage. Purtroppo non l'ho memorizzato bene 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 bene. Adesso vediamo cosa salta fuori. È tutto l'ultimo boss. Ciao pezzo di nerd, arrivederci, buona serata, buon sabato. Il DirectX, sì sì, scusate, prima ero concentrato. Ciao Cartman 1974, lieto di essere qui con noi, ciao! Grandissimo! I robottoni sono insidiosi, se non si ha la T come sparo risultano fastidiosi. Sì, effettivamente sì, ecco cosa mi ricordava, caspita, Hellfire. Ok, last boss. Finito. Giù coin clear, però intanto lo abbiamo terminato. Il classico reattorone, sì. Ragamuffin. Salamandra molto fastidiosa. Grazie Cartman, grazie a tutti voi, è sempre un piacere.
Ciao Antilardo! Ciao Scarac 73! Un gioco divertente retro quando? Che tipo di giochi intendi, Giannino? Allora noi principalmente come Mamma Retro Avengers ci occupiamo di giochi arcade, però magari se ci scappa una qualche extra live di varie console le possiamo sempre portare. È arrivato anche con noi il mitico Scarax. Questo è il secondo loop, già si vede come in Cotton la difficoltà a buttar giù i nemici nonché la velocità degli spari soprattutto. Penso quasi tutti. Ah, vabbè, è una domanda, ma il tuo stesso pensi che Matteo dico è missione identico ai miei due su Bartok che sono di livelli 2, poca corsa e risposta. Allora sì, Scarax, ti rispondo. Dunque, sono della Ultimark ed è un Magstick Plus, è un joystick magnetico e ha l'opportunità di essere switchato da 4 vie a 8 vie e viceversa. L'ho preso così perché mi serve una risposta immediata al punto 0, che è praticamente nulla, la corsa è piccolissima, comunque ci deve essere, ed è un joystick molto ma molto resistente. Ovviamente costa soldini, però li vale tutti. Ok, allora riprovo di nuovo a fare un CC e dopo passiamo allo spazio richieste. E così ci godiamo anche la musica. Sì, Scarax, confermo. Puoi fare numeri incredibili. Ovviamente a T
titolo informativo uso anche uno schedino no lag della Brute che il buon e mitico Ago mi ha procurato. Hai praticamente corsa zero e un lag inesistente. Ho sempre pensato che l'azione deve essere seguita immediatamente ed è così che, diciamo, un joystick deve rispondere. Costo allora, tra spese di dogana varie, sulle 70 euro. Perché alla fine un terzo sono quasi spese di spedizione e sdoganamento varie. Eh sì, da piccoli si giocava con quel che capitava e ci dovevamo accontentare. Stellitino infame! Sì, al bar, beh certo sì. Joystick della ADR che comunque sono joystick buonissimi. Però erano detto in gergo veneto, sderenà al limite. E beh, soprattutto sia anche ad atti vandalici. Ti supporto a fare con il tasto? Sì. Allora, lo schedino della Brook presumo arrivi ai 30 impulsi, invece il NE555 che monto e che sto attualmente usando ne supporta 45. Posso mettere sia su un singolo tasto che anche su tutti i tasti. Astronave Scorpione.
gli autofire dunque il massimo che si potrebbe diciamo aspirare sono 60 impulsi. Alcuni giochi non rilevano gli impulsi che vengono dati. Perciò può essere che magari un gioco tipo cabinato da bar abbia supporti 60 frame al secondo, ma non legga nemmeno i 30 impulsi proprio per la frequenza interna della componentistica. Ragazzi, tra l'altro, complimenti a Dio, ho letto l'articolo grandissimo. Ve ne chiedo un'altra, dai. Sì. Paolo Coleman, tra tutti gli Avengers, è il massimo esponente dei giochi Golden Era. Uno dei suoi preferiti è Joust, che tra l'altro, se non l'avete fatto, andate a vedere la live che abbiamo fatto l'anno scorso per il raduno, dove giocava a Joust. Lo struzzo di Joust, il mito, cazzo! La Golden Era, cioè io! In base alla componentistica, esattamente è così. Diciamo che per quanto riguarda in questo caso processori e robe varie hanno una frequenza operativa, ok, di solito sono 60 o 50 addirittura, per garantire all'occhio umano di rilevare il movimento. Ovviamente quella di un oscillatore è diversa e non potrà mai essere in linea con quella del dispositivo che stiamo usando.
L'ho dato dall'altra parte. Bug. Il primo Thunder Cross no, ho giocato il prima il 2 e dopo il primo. Perciò questo è quello che conosco di più. L'altro sono messo che non ricordo perfettamente bene. Effettivamente sì. Arme.
Ciao Furiola. Buona serata. Pistone, sì, il pistone meccanico. Mettiamo l'improntina. Ok, perfetto. E dopo questo 2cc a Thunder Cross 2, spazio richieste. Se c'è un qualche gioco che volete tra quelli riproposti che lo faccia adesso, ditemi pure. Di quelli di stasera? Beh, tra i tre? No, fra tutti quelli che ho giocato, tipo, non so, Ghosty Goblins, King of Dragons, tutto quello che ho giocato fino adesso. Ma ci può stare anche un Pac-Land? Allora, abbiamo due voti per King of Dragons, uno per Pac-Land. Rygar Parodius. Vediamo un attimo. Due per Rygar e due per... Metal Slug 4 no, non l'ho fatto. Due Pac-Land, due Rygar, due COD. Se non siete d'accordo mi vanno tutti. Alex, tutti fino domani.
attimo se ci aggiudichiamo Packland. Ok, allora direi Packland, se siete d'accordo. Set Midway, vediamo un po'. Ok. Allora. Vediamo se ne trovo questi bottoni qua. Ditemi com'è il volume. Thank you.
Ah, cosa dei tempi. Deve essere un altro rampeggio. Sì, difatti è veloce e anche più difficile. Ci riproviamo. Non si riusciamo a fare fino a 5. Bye.
botta di coglionità, eh sì. Ci vuole, ci sta. Ma dopo a te appaghi, difatti.
E vai. Strage di 7650. Allora, i 7650 si fanno saltando al momento giusto e mettendo il piede per terra al punto giusto. Se fatto tutto correttamente si ottengono i 7650 punti. Vediamo se esce. Ok, 1000 punti, mancava poco. Salto. No. Vabbè, dai. Ok, diciamo che Pac-Man col cappellino dal primo, sì, difatti era quello che giocavo. Voilà! Holy Midway Manufacturing Corporation, O'Reilly Servant. Bene, se non c'è altre richieste, direi che può essere sufficiente. Che ore sono? Mezzanotte e mezzo? Sì. Ci stiamo anche. Quello cappello normale, sì, però la versione e della Midway è una versione bootleg probabilmente modificata. La versione originale è della Namco. Ciao Angelo Ita, lieto di essere qui con noi. Sì, prego. Prego, fai pure. Sì, la versione. Piacciono i giochi con le finali diverse delle tue azioni? Sì! Sì, sì, difatti Magic Sword, che ho portato in due live, ha due finali diversi. E anche Joe Mac, Caveman Ninja, che ho giocato anch'io all'epoca e comunque lo ha portato anche SFC in molte sue live, ha diversi finali. Undertale no, non lo conosco. Undertale no.
Ah, tramite Game Maker. Ah, capisco, capisco. Allora, sì, appena cercato, allora devi sapere, Angelo Ita, che fino a circa 7, 6, 7 anni fa avevo cominciato a sviluppare giochi indie praticamente, e ho iniziato proprio con un linguaggio che si chiama Game Maker. Undertale è sviluppato con Game Maker e Game Maker lo conosco molto bene. Difatti con Game Maker ho sviluppato, ho fatto la schermata di attesa iniziale. Dopo ho interrotto perché ovviamente il livello di programmazione era quello, diciamo, ecco, però ancora riesco a ricordare qualcosa. Difatti, prova ne è che ho fatto la schermata, però diciamo si possono ottenere buoni risultati anche con Game Maker. Se in questo momento ci sono tre finali pacifici dove non uccidi nessuno, poi la neutra che uccidi, la Geno che uccidi tutti. Bello, 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 bello. Sì. Bello, simpatico. Bene, direi. Ok, ragazzi, direi di staccare tutti. Grazie, grazie della serata. Vi ringrazio da parte di tutti i Mame Retro Avengers. Ringrazio anch'io, ringrazio buon Alex Porcheddu, ringrazio, te lo dico, la mia preferita è la genocida. Grazie a te, Scarax, vi ringrazio sempre, pubblico fantastico. Beh, allora dovrei fare, allora, in genere, noi Mame Retro Avengers trattiamo giochi arcade, i tipici giochi da bar che ci hanno accompagnati nella nostra infanzia. E ci può essere magari qualche extra live riguardante, non so, console ad 16 bit tipo Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. Grazie Angelo Itta del follow PlayStation, e ho idea di portare anche, è in programma, però mi devo ancora configurare per bene. Ho idea di portare anche il famoso picchiaduro a 2D, la famosa piattaforma Mugen. Allora, è la prossima live, dunque, dipende come incrocia i turni sul lavoro. Dunque, la prossima live penso la faccia il team di Firenze oppure il team di Bologna. Io purtroppo sono un turnista, lavoro a turni e di conseguenza mi devo incastrare perfettamente con gli orari. Difatti, potrei magari anche organizzare qualcosa del genere, tipo magari un extra live, non magari di venerdì che è dedicata al retro game e agli arcade, magari in un extra live, tipo una domenica sera, si potrebbe anche fare. Solo che sto organizzando una serata con tutti quei giochi che esulano sia dal MAME che dalle console di emulazione, e portare tipo qualcosa sviluppato col Mugen, addirittura con l'Open Board, e qualcosa, adesso che mi hai dato un input, potrei provare anche questo gioco se sviluppato con Game Maker. Perfetto. Sì, ecco, perfette. Allora, il mitico Ago vi dà la conferma per venerdì prossimo. Anzi, scusate se l'ho fatta di sabato, però venerdì i turni cadevano un disastro e non riuscivo a iniziare in orario. Bene, ok, io direi di lasciare il posto alla serata. Io vi ringrazio di nuovo tutti quanti.
Non mi stancherò mai di ringraziarvi abbastanza, scusate se mi sono dimenticato anche di qualcuno. Ringrazio soprattutto anche Scarax73, nostro mitico Scarax, Godzilla, Pasi, ovviamente Alex Porcheddu, Paolo Raven, Polimar2, chi più ne ha più ne... Luca Andreini82, Francesca Zambanni. Ecco qua, bene. Noi ci vediamo la prossima. Grazie. Noi ci vediamo la prossima con il Team Firenze, allora. E buona serata di nuovo, un saluto da parte di tutti i Mame Retro Avengers, anche MPJ, scusa. Notte a tutti, ciao, grazie, ciao ciao.